Ciao e benvenuti alla sezione numero 2 della lezione 18. In questa sezione impariamo a fare una prenotazione al telefono. Vediamo come possiamo fare una prenotazione al telefono. Per esempio, per rispondere al telefono diciamo: pronto? E per rispondere alla persona e chiedere l'identità, diciamo: pronto, parlo con l'ostello della gioventù di Bologna? Quindi queste sono due frasi del nostro dialogo. Vediamo ancora. Per dire l'identità e chiedere che cosa serve, diciamo: sì, buongiorno, sono Carla, la proprietaria dell'ostello. Che cosa posso fare per lei? E per prenotare una camera dell'ostello, diciamo: buongiorno, mi chiamo Ann, vorrei prenotare una camera. Avete un posto? Quindi anche queste frasi sono del nostro dialogo. Vediamo che cosa diciamo per fare una prenotazione, per prenotare una camera in un ostello, ad esempio. Vediamo quanti modi possiamo avere per prenotare una camera. Buongiorno, vorrei prenotare una camera. Avete un posto? Oppure diciamo: buongiorno, avete una stanza libera? Oppure diciamo: buonasera, vorrei sapere se avete una camera disponibile. Oppure diciamo: buonasera, avreste una stanza libera? Buonasera, avreste una stanza libera? Bene, adesso vediamo che cosa diciamo per fare una telefonata, in generale per fare una telefonata. Cosa diciamo per rispondere al telefono? Diciamo: pronto? Per dire la nostra identità, diciamo: ciao, sono Luisa. O io, per esempio, dico: ciao, sono Licia, la mia identità. Bene. Per chiedere di parlare con una persona, diciamo: posso parlare con Paolo? O posso parlare con Giulia? E ancora. Per dire che la persona c'è, diciamo: sì, la chiamo subito. Oppure: sì, c'è, la chiamo subito. Per dire che la persona c'è ma non può rispondere, diciamo: Mara è occupata ora, ti chiama più tardi. Oppure: Mara è occupata ora, non può rispondere, ti chiama più tardi. Per salutare e chiudere la telefonata, diciamo: ciao, ci vediamo domani. O ciao, ci sentiamo domani. Bene, la sezione numero 2 della lezione 18 finisce qui e ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. In particolare fai gli esercizi 18.2 e noi ci vediamo tra poco. Ciao!